Ma non è semplice perché dopo ci sono anche gli avversari. È chiaro che le partite che sono equilibrate vengono indirizzate dagli episodi e noi riusciamo sempre a commettere delle gravi, gravissime ingenuità che ci penalizzano tanto, perché dopo quando vai sotto la partita cambia e non è sempre semplice rimetterla in piedi. Oggi poi abbiamo preso 2 gol in 2 minuti, quindi voglio dire, anche la partita scorsa siamo riusciti a buttare via una partita che era ormai che era vinta 2 volte, non nemmeno una volta. Quindi purtroppo facciamo questi errori che ci penalizzano. Ma è un po' di tempo che ormai ce lo diciamo, dobbiamo cercare di migliorare, di evitare, però. Purtroppo incappiamo sempre in queste situazioni che ci penalizzano molto. Bisogna lavorare. Sì, no, questo tipo di errori sono veramente è pochi. chiaro che è più difficile lavorare, però sta anche un po' a noi, soprattutto a noi. Bisogna un pochino tutti farci un esame di coscienza e cercare di dare qualcosina in più, di essere più concentrati, di essere, non so, bisogna cercare di evitare queste cose, perché dopo prepari le partite, tattica, te, sì, però poi dopo c'è anche dell'altro, ci devi mettere qualcos'altro che è quello che indirizza le partite, perché quando si affrontano squadre più o meno di pari livello, dove le partite sono equilibrate, tante volte non è la tattica che ti fa vincere, ma ci vuole dell'altro. E noi in alcune situazioni non ci mettiamo la giusta cattiveria, la giusta voglia di prevalere sull'avversario, e alla fine dopo paghiamo. La partita, voglio dire, era. Diciamo che per quello che avete creato il risultato massimo sarebbe tutto 0-0, Però cioè, sai. Sì, non ma credo mai importano. dopo le partite, se sono 0-0 è un conto, se poi in un minuto ne prendi due, cambiano. Fino allo 0-0 non è che Piacenza avesse fatto Sì, 50 tiri in porta. E quindi voglio dire, la partita era quella lì. L'episodio può girare dalla tua parte, può girare dalla loro, è girata dalla loro perché noi ci mettiamo del nostro, però ripeto, un conto è che una squadra ti schiaccia 90 minuti, crea 10 palle gol, dopo ci sa che prima o poi ti fanno gol. Però così diventa dura dopo, perché poi le squadre si chiudono, tu devi rimontare, non sempre è semplice rimontare. E quindi è vero, abbiamo fatto un tiro in porta, ma la partita era, voglio dire, abbiamo fatto fallo e abbiamo preso contropiede su un fallo fatto da noi.